Ciao a tutti ragazzi, bentornati per un altro episodio della Randomizer Mod Run qui sul mio canale. E oggi avevo intenzione di fare le catacombe, quindi direi che proseguiamo direttamente da qui. Non mi ricordo i drop che avevamo preso in precedenza, perché mi ricordo che avevamo fatto un giro rapido per cercare di recuperare un'arma diversa dalla frusta o dal pugnale difensivo, una delle due. Solo che non avevamo raccolto tutto, ci eravamo fermati e quindi non so bene dove devo proseguire adesso. Però vediamo un po', con l'arma più 5 in teoria loro non dovrebbero essere un problema. Però non è che facciamo tantissimo danno, quindi stiamo attenti. Con l'R2 in realtà sì, perché giustamente loro sono resistenti ai danni da fondo, quindi è meglio fare la spazzata orizzontale, ok. Quindi proseguendo di qua dovrò rivedere un po' tutto il percorso da fare, perché non sono sicuro di ciò che ho preso. E quindi insomma bisogna stare attenti. Qua sono sicuro di aver preso tutto, quindi per questo non ci sono problemi. Questo episodio lo sto registrando il giorno successivo allo scorso, quindi in realtà sono tipo 3 episodi. Mi sono riportato sui 4 episodi forse d'anticipo, perché adesso questo dovrebbe essere l'episodio... Ah già, che loro devo uccidere il tizio prima di affrontar loro. Dovrebbe essere l'episodio con quasi... Dovrei pubblicare tipo domani l'episodio 7 e questo dovrebbe essere l'episodio 10. Quindi in realtà sono un pochino avanti, però lo sto facendo anche perché ragazzi fra un po' iniziano gli esami universitari, quindi prima finisco la serie meglio è. Ok, qua possiamo accendere il falò e finalmente ci possiamo anche riposare questo falò. Quante anime richiedevo? 33.000 richiede per potenziarci, quindi per ora possiamo proseguire. Qua vediamo se ci aggrano. No, non ci aggrano, quindi possiamo andare di qua tranquillamente senza che nessuno ci arrivi di spalle. Là dobbiamo uccidere il nostro anche amico simpaticone. Sì. Vedi di morire. Grazie. Ok. Allora, qui vediamo di fare un po' di pulizia. Andiamo a uccidere subito lui prima che scappi. Perfetto. Non è morto, però possiamo cavarcela. Allora, tu vieni qua e muori. Ok. E adesso ce la vediamo con gli scheletri. Aia. Dobbiamo stare attenti perché non abbiamo poise. Ok. 1, 2 e 3. Perfetto, adesso arriva l'altro scheletro, gli facciamo un back. Non è morto quello scheletro, quindi stiamo attenti. 1, 2, e tu ti pigli un attacco in salto che non puoi parriare. Mi spiace. Ok, allora adesso che possiamo fare con calma quest'area. Cosa si è rotto? Boh, adesso che possiamo fare con calma quest'area, ragazzi, stiamo attenti. Aia. Questo attacco mi frega sempre. Sempre proprio. Stiamo attenti e recuperiamo tutti gli oggetti che ci circondano. Tipo quell'oggetto lì facile da recuperare, però me l'ho scordato. Quello l'avevo preso, quindi è inutile tornare qui. Facciamo 2 R2 e uccidiamolo. Perfetto. Ok. Ok, possiamo fare anche R2 e R1. Tu vieni che almeno ti finiamo tranquillamente. Ecco qua. Allora, come stai dicendo, esploriamo con calma e accuratamente l'area, così almeno da non doverla ripetere in futuro. Dai, fammi un attacco. Perfetto. Ok, shottato. Adesso dobbiamo uccidere anche lui. Oh. Ok. Un bel R2 e muori.
Ok, vediamo cosa abbiamo qui, ragazzi. Resina carbonizzata, 3. Non male. Ora fulliamoci che non si sa mai. E questo pezzo lo facciamo correndo. Lo facciamo correndo. E... aia. Cercando di evitare gli scheletri. E tiriamo subito la leva. Ok. Ora andiamo anche a recuperare... ciao Pacis. Recuperiamo qua. Fungo di Elizabeth. Ok, lui si è messo in parata, quindi possiamo andare tranquillamente di qua. E uccidiamo subito il... perché c'erano degli scheletri morti lì? Aia. Il necromante che è sparito. Che è sparito in questo momento. Ok, dove sei andato? Di qua sei andato, giusto? No? È sparito il necromante, ragazzi. Dove è finito? Non è una buona idea quella che sto facendo, vero? Non è che è morto il necromante e possiamo uccidere gli scheletri tranquillamente? Vediamo. No, non è morto il necromante perché non ci stanno droppando anime. Quindi in realtà dobbiamo stare attenti. Però dove si è cacciato? Dove si è cacciato il necromante? Senti, se volete potete... vi faccio cadere, così almeno non rompete le scatole. Ok. Dai, forza, vieni qua. E ti facciamo cadere. Vai, ciao. Così muori una volta per tutte, anche se sei immortale. Il che è buffo. Però in realtà non mi droppano anime. Ora spawnano giù da basso, però non credo. Il problema è dove si è cacciato il necromante a questo punto. Perché... cioè, mi interessa saperlo. Perché dovrei ucciderlo per... uccidere loro all'infinito. Aia, aia. Coltello da lancia avvelenato. Poi. Lì c'è la leva da tirare, che poi tireremo. Lì abbiamo... fiore verde che non ci interessa. Qua facciamo una corsettina tattica. Ok. Se voi mi seguite io posso anche... vabbè, se vi buttate sotto lì va bene. Ok. Quindi qua dobbiamo aprire, tirare la leva. Salve. Aia, sono caduto. Non sarebbe dovuto andare così. Sì. Pigliati il tech, va. A te sei morto. Morto per modo di dire, perché adesso respawni. Ok. Allora, stavo pensando. Di qua non so dove, bene dove si va. Qua mi potrei perdere, ragazzi, facilmente. Però so che bisogna andare giù di lì. Quindi iniziamo a fare quel salto. Voilà. E qua abbiamo... ok, qua abbiamo il punto per andare da Pacis e l'altro falò. Ok. Non so quanto mi convenga sedermi al falò in questo momento. Visto che abbiamo fatto un po' di pulizia di scheletri, io direi più che altro di fare... di andare giù di qua e tirare la leva. Abbiamo la Claymore! Abbiamo trovato un'altra arma, ok. Abbiamo trovato un'altra arma, Claymore, che non è potenziata. Quindi farà meno danno rispetto... sì, non di troppo però. Non male, perché essendo comunque più 0, fa un 103 più 69 contro i 120 più 74 della Partisan. Quindi Claymore, e droppiamo appunto la Partisan. Vediamo un po'... eccolo qua il necromante. Ma no, questo è un altro necromante, giusto? Non è lo stesso. O forse no. Quanti sono i necromanti? In teoria sono 3. Ok. Muori. Lui ci ha droppato, ma non possiamo raccogliere il drop. Quindi... no! Merda. Errore mio, ragazzi. Vabbè, torniamo al punto dove eravamo prima, con calma.
E in realtà ci possiamo anche buttare da sopra lì. Vediamo quanto togliamo gli scheletri con la Claymore. 64. Con l'attacco R2, 92. Beh, però li buttiamo a terra. Siamo lo stesso in Fast Roll, che mi piace molto. Ok. Però possiamo romperli, fare una combo R1, R2, R1 e finirli. Invece di... Aia, ho sbagliato. Per quanto riguarda il riposte, 207, quindi li shottiamo. Beh, la Claymore la potremmo potenziare benissimo. Allora, qua non so se posso buttarmi, perché Pacis poi tirerà la leva, così sicuramente. Voglio provarci però, quindi YOLO. Pacis non tirare la leva, non tirare, non tirare, non tirare. L'ha tirata! Guardalo lì! Guardatelo lì, ragazzi, la sta tirando, eh. Infame. Però i suoi riflessi sono stati un po' troppo lenti, quindi ce l'abbiamo fatta. Allora, io direi di sederci comunque a questo falò, perché tanto ormai siamo qui. Quindi male non fa. Però non abbiamo esplorato bene l'area precedente, quindi io direi di farci un giro comunque in quella direzione. Parliamo anche con Pacis, così si leva dalle scatole e non ci tira più la leva. Aia. Ehi, Pacis, t'ho visto, sai? E questo è un altro dialogo, perché noi non abbiamo parlato prima con Pacis e poi siamo andati sul ponte. Ci ha fatto direttamente la trappola. Ci ha fatto direttamente la trappola, quindi in realtà lui non ci ha fregato, fra virgolette, dopo averlo parlato, averci parlato. Lui l'ha tirata semplicemente quando ci ha visto, quindi senza neanche averci parlato, l'infame. Ok, allora, abbiamo tirato la leva, là si prosegue, qua ci sono un bel po' di drop, quindi non è che vorrei perdermi più di tanto i giri da fare. Allora, qua abbiamo tirato la leva, quindi aperto, infatti. Qua gli scheletri dovrei riuscire a ucciderli adesso, perché in teoria ho ucciso il loro necromante. Aia, aia. Ok. Vediamo, sì, infatti riusciamo a ucciderli tranquillamente. Allora, qua abbiamo già esplorato, quindi sopra in realtà abbiamo già preso tutto. In teoria bisogna scendere di qua e andare a fare il drop per andare dal fabbro. Quindi direi che possiamo farlo anche subito. Qua abbiamo raccolto gli oggetti che ci sono dentro. Qua sì, c'era la leva da tirare, quindi qua abbiamo il drop da fare. Che semplicemente, ragazzi, bisogna fare proseguendo dritto. Quindi si corre di qua dritto e si arriva direttamente qui. Semplicemente. Io mi fullo perché non si sa mai, quindi qua scendiamo. Chiave delle fogne, quindi questa è la chiave per andare alla città infame. Andiamo a controllare, ragazzi, vediamo se ci dice qualcosa la descrizione. Apri le fogne nelle profondità. In qualsiasi comunità ci sono sempre delle mele marce da loro insaziare. E se venissero esiliate nelle profondità si pentirebbero una... Usa questa chiave per aprirlo. Per le fogne nelle profondità. Penso che le fogne siano la città infame. O forse no. Ah no, forse questa potrebbe essere la chiave che apre il falò. Questa potrebbe essere la chiave che apre il falò. Comunque mi informerò, ragazzi, per il prossimo episodio nel caso. Però per ora la lasciamo lì. Qua abbiamo l'ultimo drop, che è un falcione A, era uno scheletro morto, quindi in realtà ridroppiamolo subito. E andiamo dal fabbro. Siamo arrivati dal fabbro, quindi salve. Possiamo farci potenziare l'arma anche da lui? Ok. Sì, possiamo farcela potenziare anche direttamente da lui, quindi senza tornare indietro possiamo portarla al più 5, senza farla evolvere. Quindi adesso abbiamo una buona arma, perché adesso abbiamo un'arma che fa
CC scaling è 154 più 109, che possiamo buffare tranquillamente. E abbiamo 4 resine dorate, quindi direi che possiamo anche andare a affrontare Girandola e poi torniamo indietro, ragazzi, perché comunque non abbiamo esplorato bene l'area, perché ci mancano ancora ci mancano degli oggetti da recuperare, però almeno siamo... Aia, ho sbagliato. Siamo stati veloci e quindi possiamo permetterci di affrontare Girandola prima. Ok, allora abbiamo un po' di fiasche Testus, quindi usiamola. E direi di buffarci con una resina carbonizzata per non usare quella dorata. In teoria dovremmo fargli abbastanza male. Andiamo. Ok, allora Girandola, senti, vediamo quanti danni ti facciamo. Ok, aia. Sì, dov'è Girandola adesso, quello vero? Eccoti qua. 1 e 2. Ciao Girandola. Vediamo cosa ci droppa, perché anche lui droppa una delle maschere al 100%, e quindi in teoria dovrebbe dropparci anche un drop swappato. Anche lui? Vediamo un po'. Oh, le... No, maschera della madre, quindi in realtà questa maschera non la metto perché è un drop non swappato. Quindi non la consideriamo per la run, ragazzi, anzi la droppiamo subito. Maschera della madre, abbandona. Ok, ora non mi ricordo se di qua c'è un oggetto, perché di qua so che si può tornare indietro. Quindi vorrei vedere se c'è un oggetto, perché infatti mi ricordavo bene, qua c'è un oggetto prima di potersi buttare. Lanterna del teschio. Lanterna del teschio, ragazzi. Lanterna del teschio non è... Non la consideriamo come un'arma. No, la consideriamo come un'arma, però... non la consideriamo come arma. Si può considerare come arma? No, dai, ragazzi. Cioè, va bene tutto, ma la lanterna del teschio come arma... Direi di no, cioè... Sì, fa un danno da colpo, però... Però è più una cosa in più del gioco. Io non la uso. Per correttezza non la uso, visto che non la considero come un'arma. La droppiamo subito. Così almeno... cioè la considero come, diciamo, un catalizzatore, diciamo, l'antenna del teschio. Perché alla fine fa uno strumento per far luce più che tu utilizzabile come arma. Perché sennò anche i catalizzatori potrebbero essere considerati arma. E potrebbero essere utilizzati per appunto colpire con il bastone del catalizzatore i nemici. Però non è questo il nostro caso. Allora, qua facciamo allora il percorso e fulliamoci, perché non si sa mai. Al buio sarà un po' più complicato, ma neanche troppo in realtà, ragazzi. Vediamo quanto facciamo agli scheletri giganti, più che altro. Aia. Beh, se li stagniamo non c'è nessun problema. In più gli... Facciamo una bella combo. Quindi non male. Ora devo ricordarmi più che altro tutti i drop da fare per raccogliere tutti gli oggetti presenti. Allora qui mi sembra che non ci sia nessun drop da dover fare. Qua però abbiamo uno scheletro gigante che nasconde. Aia, ma ha preso in pieno. Vediamo di non morire. Lui si è suicidato. No? Sì? Sì. Forse non è morto, però si è buttato giù. Fungo di Elizabeth. E qua abbiamo il drop classico da fare. Forse c'è lo scheletro lì. No. Ok, io ho fatto un attacco in salto per... Anima di non morto perduto, per non rischiare. Eccolo qua. Aia. Quanto devi essere infame. E R2. Voilà. Ok, quindi qua abbiamo... Il falò che ci conviene sbloccare, perché in teoria con questo falò possiamo teletrasportarci benissimo. Ok, abbiamo 31.000 anime, quindi possiamo anche utilizzare una delle anime che abbiamo per arrivare a 33.000 e quindi potenziarci. Magari utilizziamo appunto queste anime piccole finché non arriviamo a 33.000. Tipo così dovremmo arrivarci quasi sicuramente. Ok, perfetto. Quindi facciamo un avanzamento di livello e...
facciamo. Così aumento stamina e fa un pe... un punto a peso e 3 punti a energia. Potrei portare forza a 35 e poi alzare ancora leggermente stamina, ragazzi. Sì, io direi di fare 35 forza, dopodiché alziamo di 3, ora facciamo 33 stamina o 35 stamina e poi possiamo proseguire con forza. Perché comunque, per essere sicuri al 100%, ragazzi, io arriverei a stamina, a 35 di stamina, così siamo sicuri. Facciamo quindi 35 forza e poi 35 stamina. Direi che così abbiamo un buon compromesso. E ok, quindi di qua al buio sarà brutta, però ci sta. Qua abbiamo Pacis. No, non sono un chierico, però ok, buttaci giù, dai. Ok, qua abbiamo dei tesori, coltelli da lancio avvelenati, set orientale e pezzi di titanite rossa. Quindi abbiamo un set più pesante, andremo quasi sicuramente in midroll. Ok, e sì, siamo in midroll, però almeno abbiamo un po' più di difesa. E abbandoniamo il set cremisi, quindi RIP Red Fashion. Ok, ora abbiamo un oggetto sopra lì che possiamo anche raccogliere subito andando qua. Ok, abbiamo già cambiato set, abbiamo il set di cristallo. Ok, ok, siamo sempre in midroll nonostante tutto, quindi ok. Salve scheletri. Ok, io dovrei abbandonare il set, ragazzi, datemi un attimo. Abbandona. Ok. E andiamo a parlare anche con... Qua c'è Rea, no? Giusto? Oppure non c'è perché... C'è. La 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 la. Ok, io provo a fare la quest, fra virgolette, di Rea. Però in teoria anche lei dovrebbe... dopparmi sempre il suo solito... cioè la sua solita cosa, non mi ricordo più cos'è, un miracolo. Però non penso sia sguaffato quello, quindi... Ok. Aia. Stai calmo, ciccio. Allora? Allora? Oh, abbiamo dietro gli scheletri. Stiamo attenti. Aia. Ho sbagliato il parry. Ok. Ah, lui è più resistente. Aia. Attaccami. Perfetto, tu sei morto. Lui si cura ma non è un problema. Vieni dietro lo scheletro. Ruota qua, non ruota ma... scheletro pilastro. Ok. Perfetto. Dovrebbe essere morto. Ok. Aia. Ho fatto male. Allora. Ah no, non devo fare due perché ho sprecato una fiaschetta. Ok. Oh, ce n'è un altro a destra. Altri due a destra. Stiamo attenti qua, eh. Che al buio poi non li vedo. Salve. Sì, lei dà sempre la stessa cosa. Se invece la uccidessi? Troppa qualcosa di unico? No. Ok. Non mi ricordavo, ragazzi, quindi ho voluto testare. Però come abbiamo già testato, gli NPC non droppano niente di unico. Quindi in realtà potevo lasciarla vivere, ma... who cares? Allora, qua abbiamo la via bloccata, infatti. Quindi stiamo attenti, facciamo un po' di R2. Ok, levati dalle scatole.
Levatevi dalle scatole. Spero solo che non vi abbiano intrappolato. Aia. Ok. No, perché poi arrivavano quegli altri da dietro. Forse si sono persi quelli dietro, quindi meglio così. Ok, andiamo. Allora, qua ci sono un po' di drop da raccogliere anche a sinistra. Abbiamo solo una fiaschetta, quindi in realtà mi converrebbe sedermi al falò e tornare qui a piedi. Sì, ragazzi, andiamo a sederci al falò. Voilà. Perfetto. Ora che siamo tornati full HP, andiamo a parlare anche con Pacis, va? E diciamogli che è uno stronzo. Allora, Pacis, siamo ancora vivi. Salve. Sì, sì, sì. Siamo amici, cosa gli rispondiamo? Non so, lui ci dà qualcosa se rispondiamo di sì, oppure se rispondiamo di no. Vabbè, rispondiamo di sì. In teoria ci dà un oggetto se diciamo di no. Invece così ci vende gli oggetti poi, e quindi in realtà non è che ci interessa più tanto. Però, comunque, teniamocelo amico per questa run. Allora, di qua abbiamo dei drop da raccogliere, giusto? Sopra c'è uno scheletro che ci spara. Poi dovremmo avere uno qua davanti, infatti. Che io voglio uccidere subito. Perfetto. Qua ne abbiamo un altro. Che si è preso un attacco nonostante tutto. Ma non è morto questo qua. Ah no, è un altro ancora quello, ok. Ci sono dei drop qua sotto? No. Però c'è il drop poi che bisognerebbe fare... cadendo in quella struttura a destra, che dovrebbe essere il tizzone divino grande, e dobbiamo anche recuperare quello lì, quindi stiamo attenti. Qua abbiamo uno scheletro, cerchiamo di... abbiamo due scheletri, cerchiamo di attirarne uno alla volta. Aia. Ok, muori. Perfetto, usiamo un'umanità, va? Voilà, come nuovi. Ok, schivato. Anche tu, ma ti sei preso lo stesso il danno. Oh, hai parato, eh? Stai parando mica male. Aia, io ho finito la stamina come un ingenuo. E niente, sei morto. Ok, abbiamo un cadavere qui, quindi recuperiamo subito l'oggetto. Fiore verde, quindi niente di importante. E poi dobbiamo recuperare, prima di buttarci giù, abbiamo un altro cadavere di qua da recuperare. Forse ne avevamo due, o forse no, perché qua, ok, qua si sale, no, mi ricordavo giusto. Allora, qua ce n'è un altro. Sette il cavaliere. Ok, speriamo solo di non essere infatto, perché, no, però il peso è uguale a questo qua. Anzi, questo è più leggero, quindi ottimo. Siamo diventati proprio un cavaliere, ragazzi. Tranne per lo scudo, che non c'entra molto per essere un cavaliere, quindi ci servirebbe uno scudo più metallico. Allora, abbandoniamo il set cristallino. Voilà. E ora siamo dei cavalieri e torniamo indietro perché... Allora, qua abbiamo un oggetto da recuperare. Perfetto. Titanite del demone. Ottimo. E poi abbiamo l'altro drop da fare qua. Esatto, qua così. E abbiamo un pendente. Grazie, gioco, grazie. Ci serviva. Ok, ora, questa sezione l'abbiamo fatta. Dobbiamo solo entrare qua alla nostra sinistra per recuperare il tizzone grande, diciamo. Ragazzi, questa sezione probabilmente dovrò farla di corsa, perché è tosta, penso sia tosta. Ok. Perché qua abbiamo degli scheletri, abbiamo anche un altro drop lì. Ah, qua si può anche scendere volendo, però stiamo attenti, stavo per scivolare.
Quanti scheletri ci sono qua? Ce ne sono un bel po'. Non so se riusciamo a sconfiggerli tutti assieme. Ci provo. Ok, never mind. Scherzavo. Chiave. Chiave. E questa è la chiave per tornare indietro all'inizio. Ok, questo drop è importante perché ci apre... dov'è che è la chiave? Vediamo se ho visto bene. Esatto, queste sono le sbarre ovest del rifugio dei loro morti. Quindi dobbiamo tornare indietro al rifugio dei loro morti e vedere che drop è quello che si trova appunto al posto dell'anello... non mi ricordo come si chiama quell'anello lì. È l'anello che comunque permette di fare... di camminare e rotolare normalmente anche nella palude. Quindi in situazioni di blocco. E quindi ottimo. Possiamo andare finalmente a vedere che oggetto è quello. Aia. Aia, c'ho una mega freccia nel corpo. Però siamo vivissimi, quindi. Ok, io direi di andare a raccogliere quel drop là a questo punto. Anche se moriamo fa niente, l'importante è raccogliere... Ok, polvere riparante. E non so se abbiamo un altro drop andando a destra, ma mi sa di sì. Però non ne sono sicuro in realtà, perché forse... No, perché questo è un punto chiuso. È un punto chiuso e bisogna risalire dal punto dove ci siamo buttati. Quindi in realtà anche questo punto l'abbiamo fatto. Ok. Sto pensando, ragazzi, se tornare indietro e fare il resto e poi proseguiamo di qua, oppure andare direttamente prima di qua e andare a affrontare il boss. No, direi di tornare indietro. Vediamo dove ci possiamo andare a trasportare. Allora, santuario, altare, bla 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 bla. Cioè, dovremmo teletrasportarci al santuario in realtà. Mi state dicendo? Perché gli altri falò non mi servono. Allora direi che ci teletrasportiamo al santuario. Andiamo a vedere subito che cosa si trova al posto dell'anello che dicevo prima. E poi torniamo a fare il percorso originale del cimitero. E vediamo gli altri drop che abbiamo saltato. Possibilmente cerchiamo di completare l'area. E al massimo, se mi dimenticherò qualcosa, ragazzi, lo faremo in un episodio successivo. Ecco qua, ragazzi, stiamo arrivando alla porta fatidica. E... ok. Qua non dovevano essere due non morti prima. Forse uno si è buttato da qua sopra mentre correvo. Può essere. Di solito sono due, i non morti con la spada e poi ce n'è uno con l'arco. Però vabbè, non è importante. Tu muori subito, che non sei più un problema. E anche tu non sei un problema, quindi muori. Ecco qua, abbiamo usato la chiave, ragazzi, andiamo subito a vedere cosa troviamo qua. Vediamo un po'. Pugnale di Priscilla. Pugnale di Priscilla. Ah! Peccato perché la Claymore era forte, ragazzi. Scala Ain in destrezza, abbiamo sanguinamento 500, quindi in realtà è ottimo. E abbiamo anche un danno oscuro, 110. Ah. Quindi, com'è l'attacco? Ah, ok. Ok. E ragazzi, niente, utilizzeremo quest'arma, però verrà potenziata con un altro materiale, immagino. Ok, andiamo a vedere subito dal fabbro con cosa... Quanti ossa di ritorno abbiamo? Due. Vabbè, allora teletrasportiamoci dal falò. Andiamo a vedere subito dal fabbro, ragazzi, con che cosa si potenzia quest'arma. E dopodiché torneremo nelle catacombe, allora, a questo punto. Ok, ragazzi, siamo dal fabbro. Tra l'altro non abbiamo così tante anime, quindi in realtà ci chiederà qualche anima extra, immagino. Ok, allora abbiamo potenzia arma, scaglia di drago. E richiede 10.000 anime il potenziamento. Ok, abbastanza dispendioso.
Però per fortuna abbiamo conservato delle anime apposta. Quindi in realtà possiamo... Ok, abbiamo 19.000 anime così. Allora, potenziamola. Tra l'altro si potenzia, ma... non è che aumenti di tanto l'arma, la potenza dell'arma. Quindi in realtà... Io farei più 2, ragazzi, giusto per avere un'arma leggermente più forte, ma... Non ci è andata molto bene, perché non mi sembra un'arma così potente. Però, effettivamente, facendo sanguinamento... È un'arma più forte perché comunque è veloce, quindi il sanguinamento dovrebbe entrare spesso. Il problema è che noi andremo a affrontare degli scheletri. Gli scheletri non soffrono il sanguinamento. E questo è il vero problema. Allora, vediamo un po'. Quante anime ci droppate voi? 100. Ok. Perché volevo farmare giusto quelle anime, ragazzi, per arrivare a 10.000. Quindi volevo giusto uccidere 2-3 alberelli. Arrivare a 10.000 anime. Dopodiché uccidere, potenziare al più 2 l'arma e niente ragazzi. Andiamo a vedere poi cosa troviamo qui. Allora, cosa troviamo nelle catacombe? Magari troviamo un'altra arma e quindi la potenzio per nulla questa, però. Beh, l'R2 non è male in realtà. Non è male l'R2 perché comunque fa un colpo e fa altri 2 colpi quando gira. Ok, quindi stavo pensando anche, ma il portone di Sif si apre anche senza la Covenant d'Artorias? Perché questo si apre con la Covenant d'Artorias, ok. Ma il portone? Perché se il portone non si aprisse con la Covenant d'Artorias potremmo andare a affrontarlo, altrimenti dobbiamo comprare per forza il Cimitero d'Artorias, quindi rompendo, diciamo, fra virgolette, una delle regole di non comprare nulla dai mercanti. Però forse, cioè, il cimero di Artorias comunque lo comprerei solo per fare il pezzo senza dover uccidere il fabbro. Più che altro questo, ragazzi. Ok, siamo arrivati a 10.000 anime, torniamo indietro a potenziare l'arma. E dopodiché torniamo nelle catacombe. Ecco qua, ragazzi, siamo tornati dal fabbro, potenziamo l'arma e rendiamola più 2. Ora l'arma fa un po' più di danno, quindi in realtà meglio così. Abbiamo 96 più 80, che per un pugnale comunque è discreto. Abbiamo A in destrezza, per quello fa abbastanza male. E 500 di sanguinamento, che però, come abbiamo detto, non ci interessa. Ok ragazzi, quindi torniamo a Santuario delle Gane del Fuoco e proseguiamo da lì, nelle catacombe, così recuperiamo il pezzo mancato. Eccoci qua ragazzi, stiamo tornando nelle catacombe. E che dire, sto pensando a un po' i drop che ci siamo lasciati alle spalle. Vabbè, di sicuro ci siamo lasciati dei drop all'inizio qua così. Bisognerebbe buttarsi e andare. Io mi siedo al falò, così almeno siamo già qua senza perdere altro tempo. Bisogna probabilmente buttarsi al falò, no al falò scusate, qua subito al dirupo per prendere dei drop. Però prima vorrei, vediamo, prima di tutto vorrei capire quanto togliamo gli scheletri. Beh in realtà neanche troppo poco, cioè possiamo uccidere in 4 colpi, ma considerando il fatto che comunque possiamo attaccarli velocemente. Vediamo l'R2. L'R2 fa anche parecchio danno col primo attacco, quindi non è male per nulla. Tac, tac, tac. No, non è male quest'arma in realtà, la sto rivalutando. Allora, qua buttiamoci qua sotto. Ok. E entriamo nella nebbia qui così. Pace in teoria non c'è più, quindi dovrebbe rimanere lì. Ponte, perfetto. Ora, quest'area non l'abbiamo esplorata per nulla. Là abbiamo un necromante là sopra. Ok? Quindi dobbiamo cercare di fare la strada per ucciderlo. Quindi in realtà bisogna andare giù di qua.
mi ricordo bene la strada però. Qua ci sono tanti scheletri, quindi io ho paura. Corro. Corro, ragazzi. Ah, eccolo lì, lo scheletro gigante, perfetto. Ok, qua abbiamo denti di drago. Porca miseria. Qua c'è un'illusione. Come non è qua l'illusione? Scherzavo, non è un'illusione. C'è una porta lì. Ah, panic roll, panic roll. Fullati, fullati cavaliere. Ok, abbiamo il dente di drago, ragazzi. Prima però fatemi andare un attimo di qua. E ok, mi sento più al sicuro adesso. Dente di drago, peso 18. Possiamo utilizzarlo a due mani? Possiamo utilizzarlo a due mani. Ok, arrivano gli scheletri, quindi never mind. Senti, muori. Mamma mia, i danni che facciamo adesso, immagino. Morite tutti quanti. Porca miseria. Oh, finalmente possiamo fare usare un'arma forza, ragazzi. Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Oh, sono contento. Cazzo, più 0 e facciamo tutti sti danni. Fa 290 di attacco base più 89. Oddio, ragazzi, sono contento. Ok, buttiamoci giù. Allora, abbiamo fatto bene a fare sta strada. Per fare completismo, ragazzi. Ok, qua non so se ci sono dei drop lì. Non penso però, sapete? No, infatti non ci sono drop qua. Sentite, scheletri, non rompetemi le scatole. Tanto voi dovreste morire. Dovreste morire perché il necromante era quello lì, quello che vi possedeva, giusto? In realtà no. Infatti sono ancora vivissimi. Sono ancora vivissimi. Ok, uno si è schiantato però. Aia. Come mai non c'era l'audio dell'esplosione? Boh. Ok, andiamo di qua. Tanto loro si possono buttare. E si può buffare il dente di drago? Seriamente si può buffare il dente di drago? Questa non la sapevo e porca miseria. Porca miseria, ragazzi. Possiamo anche non potenziarlo e quindi risparmiarci le titaniti, perché tanto è già forte così. Allora lì ci bisogna fare il drop per andare a prendere gli oggetti. Però di qua non sono sicuro che abbiamo preso proprio tutto, perché mi sembra che ci siano degli oggetti che mancano. Allora, iniziamo a andare a recuperare questi oggetti qua, che sono sicuro che bisogna raccogliere. Facendo così. Perfetto. Resina carbonizzata. Ottimo. E poi abbiamo un altro drop qua da dover raccogliere. E lo facciamo subito. Voilà. Elmo standard. Ok, abbiamo un setup un po' più leggero. Ovviamente non andremo mai in mid roll. Esatto, perché abbiamo 35. Non di tantissimo, ragazzi, 35 su 70. In teoria col, sotto il 50% siamo in mid roll, giusto? Quindi in realtà potremmo potenziarci. Usiamo l'osso del ritorno, torniamo al santuario un attimo. Allora, per potenziarci dovremmo raggiungere 35.000 anime circa. Che non penso che riusciremo a fare. Che non penso che riusciremo a fare. Iniziamo a droppare l'arma che abbiamo appena potenziato. E la claymore, che ormai non ci servono più. Allora, svegliati. No, no, mamma mia i danni che fa quest'arma, ragazzi. Well... soprattutto essendo un'arma contundente agli scheletri fa molto. Allora, forza, forza, parlami. Ok, vediamo di vendere gli oggetti, ragazzi. Allora, fiore verde, vendiamolo. Fungo di Elizabeth, vendiamolo. Tutte e due, magari. Poi abbiamo un po' di coltelli e lanci avvelenati. Vabbè, potrebbero servirci magari per aggrar qualcosa. Però abbiamo già i coltelli da lancio normali. Possiamo anche venderli. Poi abbiamo resine da tenere, talismani di Lloyd da tenere, pietre prismatiche. Non è che facciamo tanti soldi, quindi soldi per dire. E non abbiamo nient'altro, non abbiamo più monete, niente. Quindi in realtà
Non abbiamo proprio niente da vendergli. Possiamo vendergli le frecce, ma ci danno pochissime anime. E nulla. Quindi abbiamo 5000, quindi niente, la mia ipotesi... Vabbè ragazzi, giocheremo in Fat Roll finché non batteremo il boss probabilmente. Quindi Nito. Io direi... Sto pensando, ci conviene andare a raccogliere altri oggetti? In realtà sì, perché dobbiamo comunque trovare la Covenant di Artorias per proseguire, anche se a questo punto potrebbe essere benissimo nel DLC. Quindi in realtà, se non la troviamo in questo frangente, dovremmo andare nel DLC a cercarcela. E se non c'è neanche nel DLC, dovremmo fare proprio drop per drop, area per area, e andare a vedere dove l'abbiamo lasciata. Quindi io direi però di iniziare a proseguire nella tomba dei giganti, così almeno arriviamo al boss, ragazzi, e poi ci salutiamo. E dopodiché faremo completismo nel caso in cui non trovassimo la Covenant di Artorias, tanto c'è ancora qualche drop da raccogliere qua in quest'area. Ok ragazzi, ora spero di non trovare un'arma diversa dal dente di drago, perché vorrei giocarci un po' con un'arma pesante, visto che non ne abbiamo trovate chissà quante, e le uniche che abbiamo trovate non avevamo... Con le uniche che avevamo trovato non avevamo abbastanza statistiche per poter utilizzare, quindi era un po' un peccato. Ora però abbiamo... Che spavento, mi ero dimenticato che lì c'era lo skeletor, ragazzi. Che ci ha aggrato, tra l'altro. Ok, tanto da qua non dovrebbe poter passare. Non è vero mai. Quindi... Aia. Ok. Ho paurissima adesso. Dove sto andando? Ho sbagliato strada? Sì? Ah! Ho paura! Troppa paura. Aia, cavaliere nero, bastardo. M'ha fregato, ok. Senza luce, ragazzi, un po' di problemi, eh? Ok, quindi non mi ero seduto al falò, quindi adesso ci risediamo. Ok, allora, senza luci, ragazzi... Potrebbe essere difficile. Allora, devo tenerla a destra e cercare di non aggrare il primo scheletrone. Però in teoria lui si aggra sempre. Però se io tenessi la destra tipo così, non dovrei... Invece sì, perché lui è messo qua apposta. Ok, però forse andando di qua... Lui non ci passa da qua, dai, come fa a passarci? Ok, invece ci passa. Allora... Senti. Muori. Facciamo prima ucciderlo. Che altro? Ora. Fulliamoci, perché il cavaliere nero comunque è tosto. Aia. Bastardo. Aia. Ci ha ucciso. Perché comunque mi stanna. Io pensavo di riuscire a subire un colpo e invece mi ha stannato. Allora, non facciamoci soggiogare e prendere in giro da quest'area, ragazzi, perché comunque, adesso che ho visto che gli scheletri giganti li bisciotto qua, con due R1, possiamo tranquillamente affrontarli. Il problema sta appunto nel vederli prima noi. Allora, non pigliamoci per il culo, bastardo! Arr! Allora, con calma, con calma, ok? Loro comunque... Noi abbiamo comunque 20 HP, cioè 20 di vita. Quindi è normale che ci facciano danni. Allora, devo solo vederlo prima io. Fare un attacco in corsa. Non è qua. Che cazzo è? Che pararsi con lo scudo non serve a molto. Ok, è lì. E muori. Cazzo, muori. Oh. Ok, vedete che possiamo fullarci con la fiaschetta Estus più 3, quindi la lasceremo più 3. Ora, qua ci dovrebbe aggrare il cavaliere nero. Quindi, cavaliere nero, vieni a me. Dove sei? Non dovresti arrivare? Ok, sta arrivando. No, ha fatto l'attacco caricato, ma quanto devi essere bastardo. Eh?
Ok, io ti faccio un back allora, no. Niente back. No, ancora attacco caricato, ma quanto di essere infame. Ah. Allora. Fulliamoci, va. Figurati se non doveva arrivare la freccia. Oh, pigliati sto ripost. E che cazzo, non sei neanche morto? Ora sì. Oh. Spadone d'ossidiana. What? 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 Seriously? Ok. Rip dente di drago. Spadone d'ossidiana, possiamo utilizzarlo? Sì, anche a una mano. Ok. Peccato perché volevo giocare un po' col dente di drago, ma... Ok. Non ha scaling? Ok. È una, praticamente è una claymore, giusto? Però ha l'attacco speciale questo qua. Bellissimo. Ok. Proseguiamo allora con quest'arma. No, ho paura. Però adesso ho paura dei... dei tizi giganti, ragazzi. Allora, te muori. Beh, di danno ne facciamo. Là c'è il drop, ok. Qua bisogna buttarsi però, perché c'è un drop. Giusto? Non ci dovrebbe essere un drop? Giù di qua? Ci dovrebbe essere un anello là. Vediamo se faccio la cazzata o no. Ok. Ah, non si vedeva da sopra. Seriously? Ok. No. No. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non può essere. Non può essere, ragazzi. Non può essere. No, no. No, no, non è vero. Non è vero. Stava andando tutto bene. Stava andando tutto bene. Perché? Ma perché? Perché? Fra tutte le cose, perché? Perché? Siamo morti? L'abbiamo trovata alla fine, stando tutto così bene, avevamo trovato delle armi fighe. Delle armi fighe, adesso abbiamo trovato la frusta. La cazzo di frusta. Ah, porca miseria, ragazzi. Perché ho voluto esplorare quel punto lì? E niente, allora... Sto pensando, ragazzi, perché... Io mi faccio un... Siamo anche in midroll, non siamo neanche in fastroll. Non siamo neanche in fastroll, ma pensa te. Oh, che fatica. Che fatica. Ora la frusta. E corro. Corro un po' in giro, ragazzi. Guardo un po'... Aia, ho paura però. Corro un po' in giro e spero di non morire. Allora, abbiamo un drop lì. E si raggiunge da di qua. Ok? Quindi. Dai. È che il problema è che abbiamo trovato un sacco di armi nel mondo dipinto di Ariamis. Quindi ho paura... tizione divino gigante, alla fine è rimasto nelle catacombe. Quindi ho paura, ragazzi, che non... mi sono buttato giù. Vabbè. Stavo dicendo che la mia paura è che non troveremo così, cioè ci sono alcune armi ancora da trovare, tipo i randelli, altre armi da boss, però non sono così tante. Alla fine nel mondo dipinto di Ariamis abbiamo fatto un bel po' di pulizia, quindi ho paura. Però io continuerò a correre, ragazzi, andremo a raccogliere un po' di drop ancora. Allora, qua ci si butta. Qua in teoria dovremmo aver fatto completismo. Dovremmo, in teoria. Quindi in realtà, merda, devo star sulla destra e buttarmi qua. Ok. Qua siamo arrivati. Perfetto. Ok. Non ci invade neanche l'eroi perché non siamo in... non siamo umani, quindi non potremo neanche sapere cosa ci droppa lui. Qua abbiamo la lucertolina che, a cui non faremo assolutamente nulla con la frusta. Non riusciamo neanche a prenderla per il moveset bastardo che ha.
Ok, ragazzi, non penso che potremmo affrontare Nito in queste condizioni. Anche perché la mia idea era, avendo un'arma pesante, come avevamo in precedenza, potevamo lo stesso uccidere gli scheletri e affrontare Nito, nonostante non avessimo un brandello divino. Però facendo in questo modo, avendo una frusta, non possiamo neanche uccidere gli scheletri, permetterci di uccidere gli scheletri e poi uccidere Nito. Guardate quanto togliamo. Togliamo niente. Quindi, in realtà, qua devo cercare un'arma al più presto e facciamo un po' di corsetta, ragazzi, in giro. Vediamo qua. Patto di Artorias? Adesso? Adesso che ho una frusta? Siamo riusciti a trovare la Covenant di Artorias? Ma porca miseria! No. Allora, nell'arancione di Arrito lo tolgo, perché in teoria abbiamo rubato tutti, cioè trovato tutti gli oggetti nella lava, tanto non possiamo neanche scartarlo perché sennò ci tornerebbe nella chest. Covenant di Artorias. Abbiamo la Covenant di Artorias. Quindi abbiamo trovato la frusta e subito dopo la Covenant di Artorias. Devo andare a fare 4 re con la frusta? Non ci penso neanche, ma non ci penso neanche. Però le alternative quali sono? Le alternative quali sono? Andare a New Londo, esplorare New Londo, cercare magari di trovare un'altra arma e fare 4 re. Quello potremmo farlo nel prossimo episodio. Adesso devo ricordarmi se qua c'è qualche altro oggetto nascosto, ma non credo. Forse sì, c'è qualcosa qua in giro. Oltre ai bambini scheletro che spuntano, eccolo qua, tipo un oggettino. 4 maledizioni transitorie, ne abbiamo troppe, non ci interessava raccoglierne altre. Qua dietro abbiamo qualcosa. Qua si risale. Qua mi sa di no, ragazzi, mi sa che non abbiamo più niente. Esatto. Mi sembra di ricordare che qui siamo finiti i drop. Ok, quindi possiamo anche, giusto per ridere, ci facciamo uccidere da Nito con una frusta più zero. Perché tanto non voglio usare l'ultimo osso del ritorno, quindi possiamo anche farci uccidere benissimo. Quindi facciamoci uccidere da Nito e non ci sarà un boss in questo episodio, per colpa di questa frusta maledetta. Ho sbagliato anche il tempismo, giustamente. Ok, ovviamente qua non c'è neanche l'Eroi perché, non c'è l'Eroi perché appunto non l'abbiamo battuto. O è lì o è qui il suo cadavere comunque. Voglio essere curioso e vedere quanto tolgo a Nito. 19. Uccidimi! Uccidetemi tutti! Grazie. Giusto per curiosità, prima di concludere l'episodio, andiamo a vedere se abbiamo lasciato qualche drop qui indietro nelle catacombe. In teoria sì. Oh, ragazzi, ragazzi. Alla fine l'abbiamo trovata. Abbiamo fatto il 3 su 3 di fruste e il jackpot in un solo episodio. Ah, che bello, eh? Allora, in teoria ci siamo lasciati qualche drop alle spalle. Sto pensando però dove? Forse abbiamo saltato un drop prima del fabbro. Però non ne sono sicuro. Forse bisogna buttarsi da qualche parte. Ci sto pensando perché in teoria c'è altro. Teoria, e spero sia un'arma. E spero sia un'arma. Comunque io direi che per questo episodio direi di chiuderlo così, anche se trovassimo un'altra arma, proprio perché
Comunque siamo già arrivati a... Sono già arrivato a un'ora e qualcosa di registrazione, quindi... Volevo rendere gli episodi un po' leggermente inferiori di un'ora, così almeno sono un po' più fruibili e riesco anche a caricarli più spesso. Ok, qua io non ho intenzione di affrontarvi, ma proprio assolutamente. Quindi qua possiamo buttarci giù qua. Ok, quindi in teoria... Eccoli qua. In teoria se io qua torno sopra... Non ci dovrebbe essere un drop da qualche parte? Buttandomi da sopra. Tipo qua a sinistra, no? Qua a sinistra dove si va? Ci sono delle lucertole di cristallo là. Che spariranno, perché... Col cazzo che riesco a prendere con la frusta. E qua dove si va? Non mi ricordo sta strada, ragazzi, quindi... Non ne ho idea. Ci sono delle scale. Ci sono delle scale. E dove siamo finiti? Ah, siamo finiti in un altro drop. Ah, siamo finiti qua? Carina questa strada, non me la ricordavo perché non mi butto mai giù di lì. Aia. A questo punto, ragazzi, non ho molte altre alternative se non quella di buttarmi giù nell'altro punto. Però facciamo la strada normale, ormai che siamo di qua. Facciamoci la strada normale andando di qua. Destra, sinistra, destra. E in teoria possiamo buttarci giù da un altro punto, se non vado errato. Quindi andiamo di qua. Lì c'è il ponte rotto, quindi non facciamo cazzate. Qua ci sono loro, quindi aia, corriamo, skippiamoli. Tanto possiamo tankare qualche colpo prima di morire. Quindi qua curiamoci. Facciamo così, va? Così almeno gli scheletri esplodono. Lui no, lui è smart. Lo stuniamo e ce ne andiamo. Se non vado errato, qua ci dovrebbe essere un altro drop da fare con il cavaliere nero poi, no? Forse no, forse mi sto sbagliando. Tipo qua, cosa c'è? L'altra volta ci siamo buttati giù o cosa? No, perché qua c'è il necromante. Quindi in realtà... Bene. Ovviamente. Andiamo a vedere allora prima qua se c'è qualcosa. No, 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 no. Ti levi? Ti levi dal cazzo? Grazie. Levati dal... Oh. No. Ok, ci è mancato poco. Quindi bisogna buttarsi su da, giù da di là. In teoria il cavaliere nero, a parte che droppa qualcosa di unico, ma non riusciremo mai a ucciderlo con una frusta. Poi se ci inseguono gli scheletri diventerebbe pericoloso. Ok, eccolo qua. Salve. Io mi curo. Potrei far così, però non so quanto riesco a battere, cioè se riuscirò a batterla. Muschio rosso sangue, quindi non c'era niente. Ci provo, ragazzi, nel caso velocizzo qua. Ecco qua, l'ho detto. No, non adesso che ce l'avevamo quasi fatta, porca puttana. Bastardo.
Ma veramente? Porca puttana. Vaffanculo, vaffanculo. Scusate lo sfogo, ragazzi, ma porca puttana, gli scheletri, ma... Ma dai! Non dagli scheletri così, porca... Ce l'avevo fatta a ucciderlo, quel cazzo di cavaliere nero. Ma ho ucciso quando gli mancavano 3 colpi di frusta da dargli. E adesso abbiamo perso anche l'umanità. Che palle. Allora, il cavaliere nero io lo farei successivamente, allora. A questo punto, ragazzi, che abbiamo perso anche l'umanità, abbiamo solo 3 umanità di riserva. È vero, abbiamo le umanità gemelle, però vabbè. Direi che a questo punto si va... Si va a fare New Londo nel prossimo episodio e possibilmente di DLC. Quindi, ragazzi, episodio fortunato e sfortunato nello stesso momento, perché abbiamo finalmente trovato la cova Enya Taurias, quindi possiamo permetterci di non cercare tutti i drop del mondo per trovarla. Però allo stesso momento abbiamo una cazzo di frusta che quindi è l'ultima del gioco. È l'ultima del gioco, quindi dobbiamo solo trovare un'altra arma. Quindi siamo positivi, stiamo positivi, cerchiamo un'altra arma e liberiamoci di quest'ultima. Quindi, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, quindi... la prossima volta andremo a fare New Londo, vediamo se lì troviamo un'arma prima di andare a affrontare 4 re. Nel caso poi li affronteremo potenziandola possibilmente al più 5. Altrimenti, se ciò non avviene, andiamo nel DLC e... Sto pensando però, andiamo nel DLC, ma come facciamo a affrontare il guardiano? Affrontare il guardiano con una frusta, sarà tosta, però se non abbiamo altre alternative, ragazzi, è sempre meglio che affrontare 4 re con la frusta. Ci penserò, ragazzi, comunque vedremo nel prossimo episodio. Per ora e per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.